Hai scoperto che Lasaria a capo di questi schiavisti e Nassana Dantius, un'importante ambasciatrice sulla cittadella, sono in realtà sorelle. Dovresti tornare al presidium e chiedere spiegazioni a Nassana. Nassana, quella che stava al bar! Ah! Ok. Interessante. Non penso che tornerò subito al presidium, abbiamo un bel po' di cose da fare. Ma sicuramente avremo una chiacchierata. E sicuramente io voglio livellare molto presto, aumentare decrittazione e se possibile tornare qui ed aprire tutto perché sto arrosicando tantissimo. Ma un'altra certezza che ho è che dimenticherò di questo posto e non ci tornerò mai. Non riesco neanche a uscire da questo posto, ma questo è un altro dettaglio. È confortante e triste conoscersi così bene. Avevamo detto che avremmo verificato se la presenza di Tali avrebbe aiutato in qualche modo con questa. Oddio, sono andato troppo lontano, vero? Ok, dico. Se avrebbe aiutato con meno con questa sonda. Cosa era, non ricordo. Ah, lo posso fare adesso? Con 20 unità di Omnigel. Ma questo lo potevo fare anche prima, forse. Perché? Io sono qui. Non era niente di così interessante. Oddio, colpi fasici e colpi martello 3 può essere interessante, ma. Ce l'ha consentito perché c'era Tali o ce l'ha consentito perché avevamo 20 Omnigel? Noi abbiamo ben più di 20 Omnigel, abbiamo ancora 47. 10.000 crediti però. Va bene. Ora, abbiamo utilizzato 20. Ma, non so. Torniamo alla Normandy. Abbiamo fatto una cosa che mi sembra di capire abbastanza aside. Tutto questo discorso delle Asari non mi è ben chiaro, ma adesso darò un'occhiata alle missioni. Immagino sia un incarico secondario a questo punto. Non riesco a vederlo come una cosa troppo importante, ma. Incarichi, eccole qua. Intanto abbiamo dei collezionabili a quanto pare. Non mi interessa realmente farli tutti, nel senso che poi. Ah, di avere il 100%. Aggiungi il salotto dell'ambasciata nel presidio della cittadella, riferisci a Nassana Dentius, della sua sorella Dalia è morta. Ecco, questa era la missione che abbiamo appena sbloccato. Ci fa molto piacere. Ma questi sì, nel senso li faremo per quanto possibile. Ma se qualcuno dovesse sfuggirmi non sarà la fine del mondo. Detto ciò. Apriamo la mappa galattica e continuiamo la nostra esplorazione del sistema. Ho dimenticato. Qualcosa Tau? Immagino fosse. Questo è Macedon, non Macedon, ma va bene. Eravamo in qualcosa Tau. E quello era l'ultimo pianeta, vero? Non c'era nient'altro qui. Non credo ci fosse nient'altro. Va bene. Artemis Tau. Oh, ricorda i libri di Artemis Fowl. O Artemis Entreri, invece. Noto assassino della saga di Driss Durden, per chi conosce ed era interessato al fantasy. Io non lo sono più da un po' di tempo ormai. Sa che crescendo. Dove stiamo andando? L'altro Athens. Ora, andiamo a giro. Partiamo dal largo. Tendo sempre a partire dall'esterno per spostarmi all'interno. Ed è una cosa che questa la faremo insieme. Poi, nell'esplorazione dei singoli pianeti, magari possiamo vedere. Appunto, con la tecnica del taglio che già vi ho detto. Questi, ecco, sono collezionabili forse fini a se stessi. Non credo che ci sia niente di particolarmente interessante relativo a queste cose. Vediamo qui se c'è sempre qualcosa di nascosto. Capita spesso ci sia qualcosa di nascosto negli anelli d'asteroidi. In questo particolare caso non mi pare. Mi spiace molto, tra l'altro. Proteus, nome interessante. Giacimento di gas, va bene. Ci fa molto piacere Proteus. Salamis, spero sia Salamis la pronuncia. E nient'altro in questo sistema. Niente, va bene. Molto infruttuoso il tutto. Cnossos e Sparta. Beh, giustamente abbiamo avuto tutte quante pianeti che si rifanno, insomma. Alle società elleniche. Ora,
Arcanes. O Argattos, questa era pessima, flagellatemi. In realtà adoro queste battute, questo è il vero problema, non il fatto che faccia battute pessime, è il fatto che mi piacciano il problema. Ora, niente, primo anello, cioè questo addirittura ne ha due, primo anello vuoto. Armeni, ok, niente perlustrazione qui. Zakros, il nulla. Penso che in futuro anche queste perlustrazioni le taglieremo, ragazzi. Qui si può atterrare, Terum, ok. Taglierò... attenzione. Taglierò le parti del tutto inutili. E ci vedremo solamente le cose vagamente interessanti, perché... io voglio farle, ma non posso costringere a voi a vedervi tutta sta roba. Che purtroppo, in questo caso lo dico purtroppo... costellano Mass Effect 1. Avrei voluto qualcosa di migliore, ma mi pare in futuro avremo qualcosa di vagamente migliore. Anche se Mass Effect 2 mettesi a fare le scan di tutti i pianeti per prendere minerali, pure non è divertentissimo, ma va bene. Allora, continuiamo a fare questa test per ora per Vrex e Tali. Accetta. Siamo già atterrati vicino a qualcosa? Comandante, sto ricevendo delle strane letture. Molto strane. Anzi, quasi assurde. Pare che provengano da una struttura sotterranea a qualche chilometro di distanza dalla zona d'atterraggio. Bene. Strane letture. E cosa sappiamo di questo posto? Poco e niente. Ok. Qualcosa mi dice che questo pianeta non è così secondario. E anzi, potremmo essere... molto vicini a scoprire qualcosa di Liara. Mi puzza il tutto. E questa cos'è? Lava? Non ho letto la descrizione del pianeta e adesso me ne sto rammaricando. Comunque intanto non è un pianeta con dei livelli di pericolo, ed è già qualcosa. A questo punto, se ci sono stati dei strani segnali, non ho idea di cosa aspettarmi, ma potremmo in realtà aspettarci della resistenza armata in qualche tipo. Qui ci stiamo spostando, è molto lineare il tutto, non abbiamo molto modo di uscire da quello che è la rotta, a meno di non voler cascare nella lava, cosa che ammetto non essere proprio in cima alla lista dei miei desideri. Non sembra una lava troppo profonda, ma si dice così anche di molte pozzanghere. E poi si finisce per cascarci fino alla punta dei capelli. Cosa? Ok. Questo non è positivo. Poi... Ehi, ragazzi. Due colpi vi servono, eh? Ok. Uno. Cerco di ricaricare velocemente. Due. E stanno a terra. Penso nient'altro. Inventario. Ammortizzatori 2. Colpi antiuomo 2. Ah. Prendiamo tutto. Hanno depositato praticamente questi. E quella era comunque una nave Get. Mi pare di aver capito. No, non ne sono affatto sicuro però che sia una nave Get. In realtà non ne sono affatto sicuro. Loro sembrano comunque tecnologia sintetica, ma abbiamo già visto come anche mercenari e altri li utilizzassero. No. È inaccurato. Loro è la prima volta che li vediamo. No, non erano con altri mercenari. Saranno ghetto quasi sicuramente a questo punto. E qui vedo che abbiamo qualcosa di grosso da attenderci. Ok. Teniamo lo zoom ben... attivo. Quelle sono torri. E già ci stanno sparando. Sì, ci stanno decisamente sparando. Via. Ok. Abbiamo qualcun'altra a destra. Ma a destra dove? Di là.
Nah, dietro le montagne non dovrebbe essere un grossissimo problema. Ci sono anche parecchi piccoli. Dovrebbe infrangersi sul muro quella. Questa no. Ok. Ok. Vediamo le cose grosse. Forse stanno dietro quel muro. Affrontare un Natak frontalmente è una pazzia. Dovremmo prenderli alle spalle e sistemarli a dovere. Natak? Cos'è un Natak? Via! Ok, andiamo avanti. Livello! Già so in cosa le voglio, vero? Ho detto decrittazione. E a questo... Oh, continuo a sbagliare tasto. E questa volta sarò di parola. Voglio decrittazione al massimo. Pronto soccorso sbloccato ci fa molto comodo, ma il punto lo daremo più avanti, quando avremo tempo. Dovrei puntare su coesione, voi dite. Sì, non è che abbiate dopo tutti i torti. Ora, fucili, beh, il punto singolo te lo possiamo dare. Dato che abbiamo un momento qui... Ah, ecco, il puro punto di forma, questo è ottimo. Perfetto. Te lo volevo dare da un po' di tempo, abbiamo detto. Ora, abbiamo qui elettronica al massimo. Potremmo puntare a violazione, smorzamento e ad aria. Sono tutte ad aria. Impedisce brevemente ai nemici di usare abilità biotico tecnologiche, tramortisce i nemici più deboli. Questo è il tramortire che è molto molto buono. Rispetto a violazione, confondi i sintetici, inclusi i loro ex alleati, che attaccano il soggetto circostante. Ora abilità effetto anche sui nemici più forti. Confonde tutti i nemici sintetici. Il punto è che attaccano anche se i loro amici. Quello è il punto, è molto bella. Molto 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 bella. E io vorrei puntare a che lei sia tutta interamente basata sulle abilità. Per farlo potete dargli il punto di pronto soccorso, ma no, ha una corazza talmente tanto forte. Grazie al meccanico Guarian. Ammortisce i nemici sempre per 3 secondi. Però in questo caso ne ammortisce sempre di più. Se lei portasse avere anche sabotaggio perfetto, ma non mi serve se ci sto io. Questo è il punto. Violazione è molto bella, però. La voglio basata sulle abilità? Sì, ma. Va bene. Direi di puntare almeno a smorzamento avanzato. Poi ne riparliamo. Perfetto. Ora, Vrex ci ha detto di evitare di venire qua frontalmente, ma io non è che abbia molte valide alternative. E non capisco qui il nemico enorme dove sia. A questo punto sarà dietro. Ops, questo non ci voleva. Mi si riciri, grazie. Da dove dovrei passare, quindi? Secondo voi? Da qui non si passa. Posso sfondarvi la porta? No. Si poteva forse entrare qui laterali? No. Qui. Ah, qui. Buoni tutti. Buoni tutti. Ok. Quindi qui ci dovrebbe essere qualcos'altro di enorme che ci... Appunto, minaccia... Ah, questo l'ho lisciato io. Torniamo indietro. Spuntiamo fuori. Spara. Poi. Ok. Al pelo. Ora, qui ci dovrebbero essere un bel po' di ominidi. O get... Gettinidi. Non so come chiamarli. Gettinidi pare molto gattinidi o felidi. Ma non lo sono. Sono delle bestie da decimare. Oi, 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 oi. Lei va da giù, grazie. Anche lei. Voi avete tutti quanti dei diavolo di lanciamissili? Scudi. Stolto. Usate degli scudi. Ecco, lui potrebbe usare degli scudi. Sarebbe molto più pericoloso di voi. Ok. Soldato d'assalto Get non ci impensierisce più di tanto. Abbiamo una a destra, una a sinistra e qualcosa dietro addirittura.
Dove? Qualcuno in alto? Ragazzi, non vi vedo. Forse dentro. Questa cosa mi inquieta. Vuoi che io venga lì per menarti direttamente? Ah, forse siete alle porte. Va bene. Giochiamocela così. No? Dimmi che non sei uno di quelli enormi. Potrebbe essere una bruttissima sorpresa. E anzi, non posso salvare. Ok, frontale, ragazzo, ci è venuto. Decretazione semplice ce l'abbiamo. 20 unità di Omnigel. Ho beccato un bloccone enorme di roba. Ah, oh, vai, così. Banshee 2? Larrigan 2? Nah. Prendiamo tutto, comunque... In futuro credo che venderemo, ma forse le cose da 2 iniziano ad avere... Ok, intanto abbiamo aperto la porta per uscire. Non è quello che più ci serviva per proseguire dall'altro lato, ma era comunque un inizio. Guarda, Tali con tutti quegli scudi comunque è una bellezza per gli occhi. Guarda, ha una potenza di scudo. Se uno adesso gli trovasse anche un'armatura vagamente decente, sarebbe ancora meglio. Direttamente con il... Oddio, il... Mako? Ho già dimenticato come si chiamasse. Anche di là c'è una nodillata, fra l'altro. Stavo dicendo che per pigrizia non volevo... Aspettate, c'è una porta anche di là. Soldi da fare, esperienza da fare e tante altre care cose. E quindi voglio assolutamente approfondire il tutto. Qui intanto non ci sono nemici, almeno non che se ne vedano al momento. Ah, vedi? Vedi? Sempre esplorare. Colpi radioattivi che non credo siano male. Ok, siamo carichi di granate e medigel. Eppure questo non ci dispiace, ovviamente. Mi sento molto più figo con questa armatura, comunque. Questo è un altro dato interessante. Sì, forse dovrei togliere l'arma, vero? Correrei un pelo più veloce. Ora, passiamo qui da destra, che non dovrebbe essere quella con il get all'interno. Credo. Comunque andiamo armati. Sì, dovrebbe essere all'altro lato. Cosa abbiamo qui? Il nulla. Perfetto. Andiamo a seccare questa troghetta e aprire la porta. Mako. Dovrei ricordarmi Macho. Per detrazione Mako. Potrebbe essere un trucchetto mnemonico interessante. Fuori il fucile. Potrei usare chiaramente la pistola in un ambiente così chiuso, ma... Se posso evitare... Preferisco lisciarlo. No, non l'ho lisciato. In realtà non l'ho lisciato. Ha! Addio. Inventario, cosa? E cosa diavolo? Ah, abbiamo IV Medica 3. Colpi chimici 3, stimolanti 2. Allora, qui abbiamo IV Medica 2. La portiamo a 3. Rigenerazione assoluta, secondo 2. In generale, che altro avevamo? Stimolanti. Iniettano dosi di adrenalina mirate che non accelerano il recupero delle forze e i tempi di ricarica. Questo lo voglio per Tali. Senza tossica, ok, sì. Qui ne abbiamo un po' troppe di queste robe. Abbiamo un po' troppe. Soprattutto di IV mediche. Ma ok, aspetta. Tali. Veste temprata è molto carina. Io ti voglio stimolata per fare molte abilità. Ok. Armadetto armi. Niente di fondamentale. Avrei potuto anche in effetti metterla a med gel. Quelle erano veramente pessime. Anche a venderle sarebbero state pessime, credo. Ma beh, poco importa. O almeno poco lo faremo importare, perché ormai è successo. E torniamo nel Mako. Tenterò di ricordarmelo, ma chiaramente. Non ero andato a questa cassa sigillata? Veramente? Non mi riconosco più. Tipo di qua. Via così veloci. Prendiamolo. Ho un inventario strapieno di roba.
Ecco, se facessi un altro livello per fare decrittazione semplice, potrei non uscire da questo sistema solare e andare a decrittare delle robe. Che eravamo lasciati in quel pianeta con la S, di cui ho dimenticato completamente il nome, e che ci ha dato delle intel su delle simpatiche Asari. Allora, salve. Mi sposto un altro po'. Ci ha preso. Questo non era previsto, ma è successo comunque. Beh, stiamo ancora con l'effetto degli scudi, quindi si dovrebbero rigenerare da soli. Qualcos'altro ci sta sparando. Dove? Ho zoomato troppo, credo. Eccolo là. Ok. Aspettiamo, schiamo adesso. Fermi tutti. E altro colpo. Ci continua a dare cose in inventario. Tutta difensiva. Ne stiamo avendo troppi. Quindi inizierò a ridurre un po' di roba ad Omnigel. Riduci. Ah, non posso dirlo per tutto Omnigel. Va bene. Comunque sono 20 per bypassare cose, mi pare, con l'Omnigel. Per cui non è... in effetti non sono così tanti, 4 Omnigel. Se per ogni bypass ci vuole tutto questo lavorio, non posso continuare a fare salvataggi rapidi. Qualcosa mi ha preso molto bene. E lo sparo in mezzo. Non funziona, però. È venuto... Nah. Non era abbastanza ampia la portata. No. Vado ancora indietro. Ok. E ok. Altra roba in inventario. Giunti motorizzati mi sembrano interessanti. Stimolanti 2, ne ho pochi, quindi prendiamo tutto. Cos'è questo giunti motorizzati? Danno da schianto più 15. Io e attacchi corpo a corpo. Ancora non ho capito se li posso fare io o no. So che negli altri Mass Effect si può fare. Qui ho dei dubbi. E anzi, prima o poi dovrei andare a controllarlo, forse in una wiki a questo punto, dove c'è il beneficio di poter controllare queste cose. Quantomeno, come dire, per essere in grado di utilizzare i banalissimi comandi di gioco ed essere un minimo più efficace nei combattimenti. Ora, quanti di voi sono grandi e quanti di voi sono piccoli? Quello è molto grande. Mamma mia, quello è un diavolo di siluro enorme. Lei non mi vuole morire? Continua a non volermi morire. Io tenterò di continuare a schivare razzi e quant'altro. No. Siamo sicuri che lo posso danneggiare da qua? Ah, inizio ad avere dei sospetti in questo. Quindi direi di... E basta con questi siluri. Dovete per forza essere scomodi. Ok, allora... Per ora non vi ho fatto assolutamente nulla a lei, quindi se lei mi si sposta forse... Oh! Oddio, forse in realtà lo stavo colpendo bene. Semplicemente dovevo perseverare un poco di più. Pare che siamo arrivati a un raffreddamento, è ottimo. E anzi, io che raffreddamento ho? Ho già raffreddamento 2. Va bene. Posso fare un salvataggio adesso? Pare di sì. Quasi non ci speravo più. Saliamo qui dentro. Si può continuare ancora col mago. Dove diavolo stiamo andando? Però ancora non l'ho capito, ad essere totalmente onesto. Che sia qui che ci stavano le tecnologie Protean e si potrà trovare Liara? Possibile. A questo punto ho deciso che non serve sprecare i lanciarazzi con voi. Ah, credo che lì... Che diavolo è? Fumo. Semplice fumo. Che il fatto che esca da queste cose enormi con tubature non dovrebbe preoccuparci, giusto? Il fatto che attingano gas da pozze di magma e altro. Ma no, no, noi non ce ne preoccuperemo. Non è affar nostro, agiremo all'italiana. Quindi lì, che era qualcosa di aggressivo, nel dubbio cerco di far detonare il tutto. Ho sentito un rumore quasi di vento, ma no. Qui abbiamo dei nemici. Allo?
Perfetto, ci piace molto quando è morto, un po' meno quando è vivo. E ci sono tutti questi tunnel. Dove siamo nella mappa? Ingresso galleria. Campo minerario. C'è ancora un po' da fare. Qui addirittura... Ehi, dove ho sparato? Ho sparato molto, molto... Ehi là! Per un soffio. Molto meglio. Beh, sì, comunque ormai è palese, ci sono troppi get. C'è qualcosa che non torna. Ehi, 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 ehi. Disturbato. Non quando sto con le armi. Forse il sensore è sufficiente? Anche se l'ho equipaggiato sulla pistola, me lo considera? Beh, nel caso è molto utile. Cosa ho equipaggiato io? Sensore quale? Sensore 1? Ho sensore 2. Perfetto. Andiamo. La musichetta sta iniziando a farsi un po' più fomentante e io sono molto scoperto. Un secondo, signori, un secondo, grazie. Tali, dovresti fargli malissimo a loro tu. Non so perché, ma ho sempre la sensazione di poter fare affidamento quasi solo su me stesso. E non è confortante quando non riesco a mirare. Ah, forza! Scudi, ti distruggo. Ancora vivo. Ragazzi. Ah, ho capito. Andiamo di pistola. Grazie, molto male da parte sua. Ne procediamo.